è andato ad Antonietta Melillo, produttrice della cipolla di Alife, il prestigioso premio nazionale Dino Villani 2020 dell'Accademia Italiana della Cucina, giunto alla 32esima edizione. La premiazione è avvenuta presso la sala consiliare del comune di Alife. A consegnarlo il professor Antonio Malorni, delegato provinciale dell'associazione, alla presenza del sindaco Di Tommaso, della consigliera Silvia Di Muccio e da numerose altre autorità. A margine dell'evento, il presidente Malorni ci parla del premio. Professore Malorni, come nasce la vostra associazione, l'Accademia Italiana della Cucina, che è ormai diventata una vera istituzione? L'Accademia Italiana della Cucina nasce nel 1953, fondata da Orio Vergani e da alcuni grossi personaggi della cultura del tempo, proprio per proteggere, tutelare e sviluppare la cultura enogastronomica in Italia. È organizzata l'Accademia su base territoriale perché le tradizioni enogastronomiche sono locali e quindi anche Caserta dal 2017 ha la sua delegazione che io ho costituito insieme ad un gruppo di amici molto, molto affiatati e molto fedeli. Perché avete deciso di assegnare il premio alla cipolla di Alife? Noi qua non premiamo oggi la cipolla di Alife, no? Perché noi non premiamo, l'Accademia non premia prodotti dell'agricoltura, ma premia tutto quello che dall'agricoltura viene fuori come prodotto innovativo. Quindi premiamo la Melillo perché lei con grande, diciamo, sagacia, con grande intuizione è stata capace di trasformare questa cipolla di Alife in due prodotti che sono conosciuti anche oramai anche in Asia e in America. Sindaco, dopo un periodo bruttissimo, ancora che quello di oggi che stiamo vivendo, Arife ospita un premio importante. Innanzitutto sono onorata di essere una concittadina di Antonietta Melillo e di essere il suo sindaco. Antonietta ci dimostra che la buona volontà porta i suoi frutti. Lei con tanto sacrificio, con amore, con passione ha raggiunto ottimi livelli. Quindi le auguro di andare sempre più in alto. Dico ad Antonietta Melillo ad maiora. Dimostra a tutti, proprio come dicevi tu, in questo momento oscuro della nostra vita, ecco, inizia a vedersi una bellissima luce. L'augurio che faccio a tutti i giovani, mettetecela tutta perché i risultati prima o poi arriveranno. Poi sono ancora più onorata di questo premio perché valorizza il nostro grande prodotto agricolo locale, la grande cipolla, già conosciuta ai tempi dei romani, quindi questo è già di per sé un grande vanto. Grazie Antonietta e tanti auguri. Allora, oggi lei riceverà un premio importante per un prodotto altrettanto importante come la cipolla di Alife. Se lo aspettava innanzitutto? Non me l'aspettavo, ci sto lavorando tantissimo da tanti anni ormai, adesso sto al decimo anno della coltivazione, però lo accolgo con piacere, con molto piacere. Voglio dire, questi sacrifici che lei ha fatto, sicuramente avrà investito in questo prodotto, ne è valso la pena o no? Certo, ne valsa la pena perché mi ha dato tanto, mi ha regalato delle amicizie nuove con cui ho lavorato a tanti progetti, continuo a lavorare a tanti progetti e a cercare di far camminare sempre più a lungo la cipolla. Senta, vogliamo dare un consiglio, una ricetta particolare con la cipolla di Alife? La cipolla di Alife si presta a tantissime ricette perché poi la cipolla è alla base della nostra cucina meridionale. Però con la cipollata è dove si manifesta meglio. La cipollata è la ricetta tradizionale alifana che è fatta appunto con gli ingredienti base che sono i fagioli cera di Alife e la cipolla di Alife. E lì due prodotti semplici che danno una grande ricetta.